Ciao ragazze mie, ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, l'interattivo che andiamo a fare oggi è: che messaggio a sorpresa mi arriva? Che cosa devo sapere adesso? Che cosa mi sta arrivando? E vediamo di andare a interpellare un po' gli oracoli, i tarocchi, per capire dove ci orientiamo rispetto al messaggio a sorpresa che stai per ricevere e come adempiere al meglio. Vediamo cosa stai attraendo. Ecco, facciamo le nostre consuete varianti: cuore rosso, stella verde e cuore blu. E partiamo dal cuore rosso. Lo mettiamo qua e andiamo subito a vedere che messaggio stai per ricevere, che cosa ti sta arrivando, cosa devi sapere. Vediamo un po' di andare a interpretare un po' tutto. È una cosa a sorpresa che magari non ti aspetti o che stai chiamando sia a livello conscio che a livello inconscio. Se parla d'amore, se parla di altro, vediamo un po' di che cosa si tratta, eh? Vediamo. Che messaggio a sorpresa mi sta arrivando? Che cosa mi sta arrivando? Vediamo. Vediamo in che energia siamo. E qual è la sorpresa? Allora, ci mettiamo. Le fate. Che messaggio a sorpresa sto per ricevere? Cuore rosso. Vediamo su cosa ci orientiamo, tarocchi oracolari. Che messaggio a sorpresa sto per ricevere? Cuore rosso. Ci andiamo a mettere gli Osho Zen. Anzi, guardate, gli Osho Zen li metto qua perché, ecco, è meglio. Ci mettiamo queste altre carte, le ho messe qua sopra. Mannaggia, guarda a me che... Allora, ci mettiamo le risposte degli angeli. Che messaggio a sorpresa sto per ricevere? Vediamo di orientarci il più possibile. Allora, andiamo subito a vedere da che energia ci muoviamo. Vediamo che messaggio a sorpresa stiamo per ricevere. Beh, nuova vita! Quindi questo mi fa già presagire il fatto che voi siete entrate proprio in una fase, entrati in una fase della vostra vita in cui è tutto nuovo. Avete fatto un grande lavoro su voi stessi e la vita vi sta premiando, dandovi, infondendovi la gioia e quindi anche a livello di attrazione all'esterno attraete tutto ciò che risuona alla vostra rinnovata frequenza, alla vostra nuova vita, nuovo amore, nuova relazione, nuovo lavoro, nuova carriera. È tutto nuovo per voi adesso. Andiamo a vedere un po' qual è quindi il messaggio ancora di approfondimento, fiducia, quindi voi avete molta fiducia nell'universo e quindi l'universo vi sta chiedendo ancora una volta di avere fiducia in quello che avete fatto fino a questo momento. Perché tutto ciò che avete fatto fino a questo momento, sappiate che sta attirando a voi le situazioni, le circostanze che vibrano alla vostra rinnovata frequenza, ossia tutto sta cambiando, se non è già cambiato lo sentite sulla pelle. E vediamo questa fiducia, questa nuova vita. L'universo vi ha dato fiducia perché voi avete dato fiducia all'universo. Vediamo su cosa ci orientiamo con le fate. Riconosci i tuoi veri sentimenti, sii sincero con te stesso, solo tu sai cosa desideri davvero. Allora, questa carta ci fa pensare subito che grazie a questa nuova vita, a questa fiducia,
La stessa si può orientare ancora in via generale, fino a qui, si può orientare su tutto, ma soprattutto riconosci i tuoi veri sentimenti e ci dice che grazie a un risveglio che hai fatto, dopo una trasformazione profonda, ti sei lanciato nella vita proprio perché hai dato fiducia alla vita, l'universo ti sta premiando adesso e in questo momento ti viene chiesto di essere sincera o sincero con te stesso. Sincero con te stesso vuol dire che tutto ciò che adesso stai scegliendo di fare, tutte le intuizioni che ti vengono sono intuizioni relative al tuo nuovo scopo di vita, o allo scopo di vita che tu hai, a cui la tua anima anela. E quindi stai riconoscendo esattamente il tuo valore e il valore delle persone, delle circostanze che ti sono intorno. Vediamo un po' ancora. 10 d'estate, il 10 di coppe. Hai una vita emotivamente appagante con la tua famiglia o con i tuoi amici, cresci figli con saggezza, intorno a te ci sono persone di cui ti puoi fidare. Il 10 d'estate quindi corrisponde al 10 di coppe, cioè ti sta arrivando, qual è il messaggio a sorpresa per te? L'amore. Hai dato fiducia all'universo, hai riconosciuto i tuoi veri sentimenti, sei stato onesto con te stesso, onesta con te stessa e ti sta per arrivare l'amore. L'amore familiare, l'appagamento con la tua famiglia, con i tuoi amici, cioè ci sta proprio dicendo che tutto è nuovo in questo momento. Quindi il messaggio già si profila, diciamo, è scoppiettante: l'amore, l'appagamento. Vediamo qui. Cerca un segno, appunto. Se tu avevi dei dubbi, sappi che stai andando bene. Questo è il segno che stai cercando rispetto a quello che stai pensando tu, rispetto alle tue dinamiche, perché questa stesa è una stesa che va a effetto domino su tutti gli aspetti della tua vita, perché stai andando incontro alla vera felicità. Hai riconosciuto i veri sentimenti, ti sei affidato all'universo, hai una nuova vita. Quindi il messaggio per te è il messaggio di fiducia. Continua a perseguire quello che stai facendo, perché se avevi dei dubbi, questo è il messaggio, è il segno che stavi cercando, in cui tutto sta andando veramente secondo i dettami della tua anima. Adesso andiamo a vedere con i nostri tarocchi. Facciamo una settenaria per vedere dove si orienta quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Vediamo qual è il messaggio a sorpresa che stai per ricevere. Dove si orienta questo messaggio? Dove si orienta questo messaggio? Dove si orienta questo messaggio? Vediamo dove si orienta questo messaggio. Allora, vediamo. Sì. Ok. Sì. Ragazzi. Allora, veniamo da una situazione in cui possiamo aver vissuto un abbandono. Un abbandono dovuto a una persona in particolare che si è dimostrata fredda. E questo messaggio di fiducia, nonostante le situazioni contingenti a questo abbandono, a questa circostanza che vi ha fatto probabilmente molto male, che vi ha fatto riflettere sul latte versato, ha provocato in voi e quindi anche a specchio nell'universo una progettualità, un programmare come andare a deludere questo senso dell'abbandono. E quindi questo che cosa vi ha portato? Vi ha portato ad avere fiducia nell'esistenza, a cambiare il punto di vista e realizzare finalmente la stabilità. Questa è anche la stabilità di coppia, il rinnovo della situazione, un rinnovo di coppia. Quindi ci orienta sia verso, quindi il messaggio che ti sta per arrivare. Quindi un appagamento, un amore tale perché tu hai riconosciuto quanto vali te stessa, l'hai proiettato fuori, hai avuto fiducia e quindi tu hai proiettato l'avverarsi di questa stabilità, ti sta per arrivare la stabilità interna, perché tu hai dato fiducia a te stessa e all'universo, è una stabilità di coppia. Ti sta arrivando questo grazie a una situazione negativa che può essere accaduta, che ti ha messo davanti a te stessa e ti ha fatto riconoscere il tuo vero valore. Tu l'hai capito, hai capito la lezione e questo ti sta portando a realizzare la piena felicità. Questo è il grande messaggio che ti sta arrivando. Adesso andiamo a chiarire il Re di Spade. Di cosa parla il Re di Spade? Sì.
Infatti. Quindi questa persona vuole investire in qualcosa di nuovo, perché ha perseveranza nel farlo. Vuole investire perché noi abbiamo a specchio il 4 di bastoni. Quindi questa persona che può aver determinato il senso della precarietà emotiva, l'abbandono, vuole investire, ecco perché abbiamo questo splendido monito, nella creazione di una nuova stabilità di coppia con perseveranza. Ok, adesso andiamo a chiarire di cosa parla questa progettualità, questo 2 di bastoni. Sì, nel rimettere appunto le cose in equilibrio, questo me lo riconfermano, questa persona vuole rimettere le cose in equilibrio, ma perché voi l'avete rimessa in equilibrio al vostro interno, venendo da voi col Cavaliere di Denari con un'offerta concreta. Quindi se ci ha messo tempo ad arrivare, c'è stata una separazione che ha portato un lungo lavoro interno, questa persona viene dopo aver preso effettivamente, capito come fare per riportare l'equilibrio. Quindi questa progettualità parla appunto del fatto di rimettere le cose in equilibrio con delle azioni concrete. Il 2 di bastoni ci parla di una certa attesa, anche se non troppo, ma tutto questo che sta avvenendo dentro di te ti porterà a manifestare la proiezione esatta di tutto ciò che risuona la tua frequenza, il grande amore, il grande appagamento, la grande felicità. Cerca un segno, significa che devi avere fiducia, continuare ad avere fiducia fino a come ho visto adesso, perché questo si sta avverando, è già avvenuto sui piani sottili. Adesso andiamo a vedere di cosa parla quindi questo nuovo punto di vista. Sì, nel voler seminare, nel voler investire, nel guardare avanti. Quindi se c'è stata la separazione, per esempio, con una relazione, questa stesa mi orienta subito nei sentimenti, c'è la voglia di investire con la giusta pazienza, investire perché non si vuole sbagliare un colpo, nel guardare avanti con entusiasmo e avere un nuovo inizio. Quindi adesso andiamo a vedere un'altra cosa, di cosa parla questo 4 di bastoni. Eccola, sì, regina di bastoni, ok. Ok, allora, nell'andare con il 6 di spade, finalmente in acque dove si può costruire una nuova e rinnovata frequenza di un rapporto. Quindi parla anche di voi, in questo caso queste siete voi, se siete uomini ribaltate, nel fatto che voi avete riscoperto il vostro potere interiore e questo vi ha portato a manifestare tutto ciò che volete. Volete la manifestazione di questa stabilità? L'avrete, perché finalmente andate su acque dove vibrano la vostra stessa frequenza. Quindi il messaggio a sorpresa per voi e continuate ad avere fede quello che state facendo fino adesso, perché si sta realizzando la grande felicità a cui anelate e quindi la stabilità del rapporto a cui state auspicando. Quindi adesso andiamo a mettere il messaggio sorpresa per voi, è questa: una nuova e rinnovata storia, un qualcosa di fresco e rinnovato con la stessa persona. Se non esiste una persona specifica, sappiate che il senso di abbandono che avete vissuto in altre circostanze vi ha reso lucidi o lucide nel perseguire il vostro sogno, nel perseguire la vostra vera felicità. Continuate a perseguire su questo, perché questo vi sta portando a una felicità autentica e una nuova stabilità di coppia. Ok? Adesso voglio andare a vedere, abbiamo detto un messaggio, un altro messaggio tra questi. A questo punto, no, questi qua, ci metto gli oracoli del cuore. Cos'è che devono sapere le ragazze e ragazzi che guardano del messaggio a sorpresa che sta arrivando per loro sull'amore? Allora, conversazioni sincere e attrazione, quindi dove appunto riconosci i tuoi veri sentimenti, conversazioni sincere, vi viene richiesto di essere sinceri anche con l'altro. Voi
Attrazione, voi siete attraenti. La regina di bastoni è attraente, è enigmatica, no, enigmatica non tanto, è più la papessa, ma è enigmatica in quanto ha il suo potere nelle mani. Quindi voi procurate tanta attrazione e questo vi porta ad essere sicure di voi stesse, a comunicare realmente chi siete veramente e ad attrarre questa stabilità. Il 4 di bastoni è la stabilità di coppia, la rinnovata stabilità di coppia. Guardate. Quindi il messaggio a sorpresa è quello dell'anima gemella. La carta del 4 di bastoni sta a significare anche l'unione di fiamme gemelle, di anima gemella. Sappiate che qualsiasi cosa ci sia stata con la vostra anima, la vostra fiamma, era una lezione da imparare affinché voi poteste riscoprire la vostra maestria interiore, cosa che avete fatto. Il segno è che tutto si sta realizzando, è già realizzato sui piani sottili. Se lo sentite già dentro di voi che c'è questa persona, questa nuova vita, una nuova persona che è la stessa, se è la vostra anima gemella, e sappiate che state andando nel verso giusto. Quindi abbiate fiducia, il segno che stavate cercando è proprio questo, sta andando tutto alla perfezione. Ok? Ragazze mie, il messaggio è bellissimo, vi auguro, vi esorto ad avere fiducia perché tutto si sta realizzando secondo i piani. Io vi abbraccio e vi ringrazio per chi è nuovo del canale e vi piacciono i miei video, mettete segui per rimanere sempre aggiornati e io, come sempre, vi esorto ad essere nella vostra maestria. Che Dio vi benedica! Per le ragazze mie e ragazzi miei che hanno scelto la stella verde. Allora, andiamo a vedere qual è il messaggio a sorpresa per voi. Cos'è che dovete sapere? Cos'è che vi sta arrivando? Vediamo da che energia partiamo. Vediamo cosa ci sta arrivando. Messaggio a sorpresa. Vediamo un po'. Cosa dobbiamo sapere? Zen. Messaggio a sorpresa per voi. Cos'è che vi sta arrivando? Vediamo un po'. Che può essere d'amore, può essere amicizia, di lavoro. Vediamo un po' come ci orientano i tarocchi e le carte. Oppure generale, che sappiamo che va a effetto domino su vari aspetti. Ma poi andiamo a chiarirli con i tarocchi. Messaggio a sorpresa per voi. È uscita la carta primavera, quindi la nascita di qualcosa di nuovo, già ne sentite l'odore. Vediamo un po'. Messaggio a sorpresa, stella verde, messaggio a sorpresa, stella verde. Ci mettiamo, che avevo messo prima? No, già mi confondo sempre. Ma ne avevo messo una. Ah, eccola. Ci mettiamo le risposte. Andiamo a vedere. Vediamo qual è questo messaggio a sorpresa. Vediamo dove ci orientiamo. Vediamo da dove ci muoviamo. La tribù. Bene, questa carta ci sta dicendo, ci dice che all'interno di una collettività, se siete in un gruppo di lavoro, in un gruppo di lavoro dove magari dovete ascoltare altre persone, parlare della loro verità, di loro stessi, quindi è come se questa carta vi sta esortando ad ascoltare anche le opinioni degli altri, perché le opinioni degli altri sono delle opinioni che vi completano, anche se sono diverse dalle vostre. Quindi per creare, dice, una tribù, una comunità, un sistema che può essere anche all'interno della vostra stessa famiglia,
un sistema proficuo, un sistema in cui tutto viaggia alla perfezione, in armonia, è importante che voi ascoltiate anche l'altro, e perché l'altro ha in sé la sua verità, che completa e ti complementa. Mi viene in mente quella parabola sufi, che dice: la verità era uno specchio che poi cadde sulla terra e si distrusse in miliardi di pezzi. Ognuno prese un pezzo di quello specchio e credette di avere la verità assoluta. Quindi, ogni pezzo dello specchio è una parte della verità. E quando noi ci mettiamo in empatia con l'altro, in ascolto dell'altro, riusciamo a completare quel puzzle della grande verità, perché ci arricchisce. Quindi questa carta ci sta esortando anche è un consiglio che ci esorta anche ad aprirci con empatia all'altro, perché l'altro ci sta fornendo dei messaggi importanti relativi a noi, a qualcosa che ci interessa in particolare, e quindi a non frenare la sua esposizione. Perché per creare un sistema coeso, familiare, di coppia, lavorativo, è importante che tutte le parti vengano messe in accordo e ci sia umiltà nell'ascolto. Ok, adesso andiamo a vedere un po' su cosa si orienta il messaggio. Rallentare, quindi questa carta ci sta dicendo che durante è un messaggio, quindi vedete come si orientano poi le carte. Ci dicono di non fare cose affrettate. Quindi il messaggio a sorpresa già si palesa, nel senso che è importante che tu ascolti gli altri, che ti danno delle verità, come sappiamo, sotto forma di segni e sincronicità. Magari quando noi passiamo per strada e sentiamo e stiamo pensando a qualcosa, e uno sconosciuto dice qualcosa, noi lo sentiamo, e magari quella cosa che dice è proprio la sincronicità rispetto alla risposta che stavamo cercando. Quindi nel rallentare, quindi nel non fare azioni azzardate, quindi nella moderazione, noi riusciamo a trovare la risposta giusta per mettere in armonia tutti gli aspetti di noi e ascoltare anche altre voci. Ok, andiamo a vedere ancora come si delinea. Gravidanza, addirittura. La nascita di un bambino è portatrice di grandi benedizioni per te e per il mondo intero. Allora, questa carta è da brivido comunque. Allora, ci sono varie accezioni. Allora, questa questa carta parla, può darsi pure qualcuna di voi si chiami Carla, appunto. Questa carta ci indica che sta nascendo qualcosa di nuovo che ti porterà una benedizione senza precedenti. Ecco perché devi rallentare, perché quello che sta nascendo dentro di te è funzionale a farti mettere in armonia e attrarre la massima ispirazione e il massimo giovamento all'interno della comunità in cui stai, che può essere o un rapporto, o la famiglia, o una comunità di lavoro. Ti esortano a rallentare, quindi il messaggio a sorpresa per voi è quello di: non fate passi azzardati, tutto sta arrivando e vi porterà delle grandi benedizioni per te e per tutte le persone che ti sono intorno. Adesso la carta gravidanza ci può parlare effettivamente anche di una gravidanza, perché no? Se qualcuno è in cerca di una gravidanza, ci può anche parlare di questo. E quindi non fate anche qui scelte azzardate in questo momento, ma piuttosto seguite i dettami della natura, andate piano affinché questo si realizzi. Oppure mi viene ancora in mente un'altra cosa: se qualcuna di voi è incinta, per esempio, allora questa carta ci dice, come messaggio a sorpresa per te, di non avere fretta nel sistemare le cose che magari tu stai vedendo che non vanno in questo momento, ma piuttosto di ascoltare le altre parti in causa per entrare in empatia con le altre parti e aspettare finché il momento sia propizio. Perché questo stato meraviglioso ti sta portando qualcosa che tu nemmeno immagini. Quindi il messaggio a sorpresa è non andare in qualsiasi caso e non andare di fretta,
Questo rallentamento è il messaggio profetico che ti arriva per mettere in accordo tutti gli aspetti di te stessa o di te stesso, perché sta arrivando qualcosa, è in gestazione qualcosa che porterà delle benedizioni a te e a tutto il sistema che ti è intorno. Ma scusatemi, adesso andiamo a vedere poi con i tarocchi, vediamo qua. 8 di primavera, che corrisponde a un 8 di fuoco, di bastoni, eh? La cura di molti aspetti della tua vita ti procura qualche tensione. Ti occupi di più questioni nello stesso momento, con successo. Ci sono dei cambiamenti o eventi improvvisi. Allora, quindi, adesso andiamo a vedere coi tarocchi. Tu, c'è qualcosa in gestazione di davvero potente? Adesso andiamo a vedere coi tarocchi. A cui tu ti devi approcciare con risoluta calma. Okay? Perché gli eventi si stanno muovendo a tuo favore per mettere in accordo tutti gli aspetti di te e tutte le persone che ti sono intorno. Adesso ecco perché ti stai occupando di tante cose contemporaneamente. Magari tu puoi essere anche a capo di un collettivo, a capo di un gruppo di lavoro, a capo di una famiglia, quindi questo ti può creare della tensione. E sappi che il messaggio per avere queste grandi benedizioni della gravidanza è di andare piano, nonostante ti occupi di più questioni contemporaneamente, perché lo puoi fare, hai la forza per farlo. Quindi ci sono degli eventi o dei cambiamenti improvvisi, quindi questo, siccome ti richiederà grande forza, tu devi mantenere la calma, perché tutto si sta predisponendo a tuo favore. È possibile che la tribù indichi anche il fatto che tu stai cambiando anche dei sistemi di amicizie, cambi dei gruppi di amicizie che non ti appartengono più e quindi ti affaccia a nuovi gruppi di amicizie, nuovi gruppi di persone che ti porteranno grandi benedizioni. E questo ti porterà anche a non essere accelerato, ma a rallentare per godere dei frutti di queste benedizioni che ti stanno per arrivare. Adesso andiamo a vedere qua. Ok. Storia d'amore. Allora ragazze, qua già mi delinea la storia d'amore, quindi allora la tribù in questo caso, allora, vale sia come storia d'amore intesa proprio nell'unione yin e yang, ma in questo caso ci hanno proprio già palesato la stesa, e la prima cosa che viene in mente è per andare d'accordo con la nuova famiglia, magari una famiglia del tuo partner, o comunque nel vostro intimo, è necessario rallentare, ascoltare tutti gli aspetti che ha da dire la persona che amate, la persona che, se c'è stata per esempio una separazione, è importante ascoltare quello che l'altro ha da dire, di entrare in empatia, di non andare di fretta, ma di essere calmi, pacati, perché questo vi porterà a delle benedizioni, alla nascita, a un rinnovamento della relazione. L'otto di primavera ti dice che questa cosa, il fatto che tu vada piano, ascolti l'altro, magari la storia d'amore che si può essere interrotto, c'è stata una separazione eccetera, oppure state insieme e ha subito un po' di alti e bassi, questa carta qui ti indica che è importante ascoltare l'altro. La carta della tribù è proprio ascolto l'altro senza bisogno di prevaricare, perché l'altro ha da darmi importanti verità che mi appartengono a livello inconscio, e questo mi porta delle grandi benedizioni. E questo mi porta a degli eventi improvvisi che cambiano la mia vita, che mi danno le benedizioni. Quindi il messaggio a sorpresa è riguardo a una storia d'amore specifica, se si è interrotto qualcosa, eccetera. Qua vi stanno esortando a questo. Ci saranno dei cambiamenti in atto che vi porteranno delle grandi benedizioni rispetto a questa storia, una persona specifica. Il fatto che voi, se vedete rallentate le cose, è perché si stanno sistemando le cose sui piani sottili. E da un momento all'altro voi vedete il cambiamento. Questa carta vi esorta ad ascoltare l'altro non appena l'altro arriva, perché ha da dirvi delle cose importanti che riguardano la nascita di qualcosa di nuovo. Un'altra accezione è questa. Sempre rispetto anche a chi
vuole un figlio, comunque la gravidanza ci parla anche di questo, o magari è incinta, voi dovete sempre ascoltare l'altro per avere delle buone armonie e un buon sistema di collaborazione all'interno della relazione con la persona specifica, con la famiglia della persona specifica, con la vostra famiglia. Ascoltate l'altro, specialmente se la relazione si può essere interrotta per queste dinamiche e questi problemi. E rallentate, nel senso andate piano e non cercate di prevaricare, perché stanno arrivando qualcosa che ti porterà grandi benedizioni. Allora, andiamo a vedere che cosa sta accadendo nello specifico. Qual è il messaggio a sorpresa? Ancora dettagliamo il messaggio a sorpresa. Dettagliamo. Una, due, lo prendo io qua. Vediamo. Allora, imperatore. Beh sì, ok, certo. Giustizia, matto. Allora, ragazzi, qua c'è una storia che può essere stata conclusa e che verso cui si vuole riportare l'ordine. Scusate, vado a chiudere la porta che sta sbattendo. Bello della diretta. Allora, stavo dicendo che qui c'è una relazione che può essersi interrotta, messa in pausa per qualsiasi cosa che ha creato un grosso dolore. Quindi abbiamo al centro proprio della stesa questo 3 di spade. E cos'è che sta avvenendo? Qual è il messaggio a sorpresa? È che voi non ve l'aspettate probabilmente, perché ci sarà un rischio che correrà una persona specifica nel venire a rimettere giustizia e l'ordine. L'imperatore, che è proprio la carta di colui che vuole rimettere l'equilibrio solido e stabile nella materia, vuole fare giustizia nel riportare questo equilibrio rischiando con il matto. Ossia, la stesa si apre e si chiude con la voglia di rimettere l'equilibrio e la voglia di rischiare per farlo, perché si vuole un asso di denari, cioè ricostruire quello che è stato sospeso e che ha dato dolore e rimettere la giustizia in questo. Quindi il messaggio che vi sta arrivando è quello che probabilmente non ve lo aspettate, perché state attendendo anche da tempo. Sappiate che l'attesa vi sta portando a una benedizione senza precedenti, perché avete fatto spazio dentro di voi a qualcosa di importante, siete entrate nell'empatia di voi stessi. E quindi questo vi ha permesso a capire la tribù, ossia le dinamiche con l'altra persona, con le altre persone coinvolte in questa storia, senza più sbraitare. Ecco, quindi questa gestazione sta venendo finalmente in essere, che porterà a un ripristino dell'ordine, seguendo l'intuito, seguendo il rischio, la voglia di rischiare per rimettere le cose in equilibrio. Quindi ci sono cambiamenti inaspettati, inattesi, quindi il cambiamento probabilmente per voi è proprio questo, non ve l'aspettate perché state aspettando. E questo vi porterà ad avere questo nuovo inizio. Attenzione alla voglia di prevaricare e di dire la vostra senza ascoltare l'altro. È importante ascoltare l'altro perché si deve rimettere l'equilibrio nelle parti. La tribù, questa carta ci dice proprio ascolta l'altro, perché l'altro ha una parte di te che è importante che tu vada ad integrare. Adesso andiamo a vedere l'imperatore di cosa parla. Voglio mettere l'equilibrio. Di cosa parla l'imperatore? Due carte. Nuovo inizio vuole questa persona. Sì, con forza e coraggio vuole rimettere le cose in equilibrio dopo il 5 di denari, ossia dopo aver subito o inferto una perdita. Quindi c'è questa persona che torna magari l'ha fatto con lentezza, che torna per rimettere le cose in equilibrio e avere un nuovo inizio. Ok, adesso l'asso di denari di cosa parla? Vagliando i suoi istinti più bassi, perché c'è la forza, eh? Cosa parla l'asso di denari? Sì, la voglia di riconciliarsi, ragazze. 3 di coppe, la voglia di riconciliarsi con voi dopo la chiusura che c'è stata, la morte. Ok, chiaro. E di cosa parla questo matto, per favore?
sì, beh. Allora è possibile che ci sia un matrimonio coinvolto, perché è uscito Papa e Regina di Denari. Quindi il matto rischiare per una relazione importante con lei, con la Regina di Denari. Il Papa ci parla anche di determinati obblighi da seguire, una certa morale che può aver bloccato la manifestazione del nuovo inizio, ok? E quindi che si fa a questo punto? Si segue soltanto l'intuizione e si rischia al di là di ogni morale. Questa relazione va a che fare con una lezione spirituale a cui entrambi tu e lui siete adempiuti, ok? Quindi, qual è il messaggio a sorpresa per voi? Se non ve l'aspettate, qua abbiamo eventi improvvisi, sta arrivando lui. Questo anche relativamente in tempi brevi perché finisce con il matto. Quindi, comunque, il matto è una carta veloce, anche se sapete, con i tarocchi dare le tempistiche è sempre azzardato. Qual è il messaggio per voi che vi sta arrivando questo chiarimento? Sta tornando questa persona che ci ha messo tempo ad arrivare, che vi darà grandi benedizioni e riguarda il ripristino di questa storia d'amore. Fate attenzione ad ascoltare l'altro, a non prevaricare con l'ego, perché questo è stato il motivo di rottura probabilmente, ok? Vediamo una carta degli angeli del cuore. La carta degli angeli del cuore per la stella verde, stella verde, eccola. E infatti, guarda, perdona e impara, che vi ho detto? Se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. Qua bisogna lasciare andare il passato rispetto a quello che è potuto accadere. Tradimento, il tre di spada a volte ci parla di tradimento, ingiustizia a livello morale. Ecco, qua c'era un perdono, non a caso prima col Papa abbiamo detto che c'è una lezione spirituale dietro, c'è un perdono che deve essere dato. Perché, che vi ho detto qua, bisogna ascoltare quello che ha da dire l'altro. Quindi il suggerimento è quello di ascoltare, non accelerare, tenere fede al vostro valore interno e soprattutto tenere fede a la voglia di ricominciare, rinnovate, perché la forza ce l'avete tutta, o rinnovati se siete uomini. Quindi perdonare e imparare. Se c'è stata la rottura, era necessaria affinché voi sperimentaste il perdono, entrambi, ok? Ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo. Allora, questa carta ci dice che c'è stato l'allontanamento precedente, che vi ha portato a elaborare dentro di voi la ferita affinché voi poteste perdonare entrambi, e quindi il ritiro da voi stessi, sia il fatto, ci indica questa carta, che nel momento in cui lui torna, e torna, anche se l'ha fatto lentamente, ci dice di staccatevi dal mondo, da tutto quello che può essere successo, quindi dalla tribù, se ci sono state delle persone coinvolte, genitori, famiglie, eccetera, amici, staccatevi da questo e ritiratevi tra voi stessi e confrontatevi con il vostro cuore. Ok? Quindi il messaggio a sorpresa per voi è quello che sta tornando, con molta calma è tornato un amore che vi darà finalmente la possibilità di realizzare un nuovo inizio, quello che desiderate. Vi darà grandi benedizioni, ok? Grandi benedizioni non solo per te, ma per tutte le persone che vi circondano, questo amore qui. Adesso voglio andare a mettere un'altra carta dei consigli degli angeli della luce. Cosa volete consigliare alle ragazze e ragazzi che stanno guardando affinché si possa instillare bene questo perdono e loro possano entrare in empatia con le persone coinvolte. Quindi per andare a ricucire questo rapporto, ecco, rimani in silenzio, così sentirai la voce dell'amore. Perché la vita di ogni essere vivente e il soffio di ogni uomo sono nelle mani di Dio. Allora ti dice di rimanere in silenzio. Cioè, appunto, lascia parlare l'altro e tu parla poco. Questo ti stanno dicendo, perché dentro di te senti la voce dell'amore che ti apre la strada al perdono. Ok? Adesso vediamo, infatti, dona l'amore che vorresti ricevere. Chi è generoso prospererà. Chi disseta sarà dissetato. Allora, ragazzi, qua vi stanno dicendo che qua è proprio necessaria essere sfacciati nell'amare incondizionatamente.
Rimanere in silenzio significa proprio ascoltare il proprio cuore e stare fermi con la mente per perdonare e imparare. Donare l'amore che tu vorresti ricevere, dona all'altro in modo incondizionato quello che tu vorresti ricevere, perché questo ti darà queste grandi benedizioni. Quindi lui sta tornando, o lei, per risanare quella ferita e testare il perdono che avete sperimentato entrambi. Ok? Quindi, ragazze mie, mi raccomando, ragazzi, siate nell'amore, non nella mente, date voce alla voce del cuore e non della mente, va bene? Ragazze mie, io vi stringo dal profondo e ci vediamo alla prossima e che Dio vi benedica sempre. Muah! Allora, per le ragazze mie, i ragazzi che hanno scelto il cuore blu, vediamo un po' qual è il messaggio a sorpresa che vi sta arrivando. Vediamo da che energia partiamo, vediamo che tipo di messaggio è, se è un consiglio, se è una direzione da seguire, se è un messaggio da qualcuno in amore, amicizie, lavoro. Vediamo un po' che messaggio è. Vediamo come ci orientano gli oracoli e poi andiamo a specificarlo con i tarocchi. Vediamo che messaggio è in arrivo per te. Che messaggio è in arrivo per te? Cosa devi sapere? Qual è il messaggio a sorpresa? Vediamo. Vediamo che energia muoviamo, da cosa partiamo. Ok, ci mettiamo lo Shazen. Qual è il messaggio a sorpresa? Vediamo se è una direzione da seguire, un consiglio. Vediamo cosa state attirando, cosa non sapete. Oppure sapete in modo sopito e vediamo come orientarci. Tarocchi oracolari, vediamo come ci orientano. Ah, non dovevo fare questi prima. No. E io mi sballo, capito, quando vi faccio gli interattivi. Ecco, che entro proprio nel canale, nella canalizzazione. Vediamo come ci orientano le fate. Questi. Il messaggio sorpresa. Ci mettiamo le risposte. Andiamo a vedere su cosa ci stiamo orientando, da che energia stiamo partendo. Vediamo un po'. Allora, essere imparziali. Allora, questa situazione, qualunque situazione sia, tu sai già magari qual è. Ecco, ti richiede di essere imparziale, cioè di vedere tutti i lati della situazione, di essere centrata con te stessa e con l'altra persona, di essere in equilibrio fra le circostanze che muovono intorno alla situazione che stai vivendo. Adesso andiamo a vedere qual è. Quindi questo è già un consiglio nel rimanere presenti, imparziali, nel non giudicare, perché tutto ciò che ci accade è il riflesso di qualche nostra proiezione interna e quindi piuttosto valutare obiettivamente la situazione a livello obiettivo, senza farsi coinvolgere emotivamente. Questo è il suggerimento. Tu magari sai già a cosa mi riferisco, eh? Vediamo cosa ci dicono le carte. Senso di colpa. Ok, allora, questa carta ci dice che stiamo
ci serve un aiuto proprio in questa circostanza che stiamo vivendo. Per eludere il senso di colpa, qual è il messaggio a sorpresa per te? È quello che lo puoi fare rimanendo obiettiva. Quello che è successo, qualsiasi cosa può essere successa, è qualcosa che ti ha rimandato delle ferite del passato e ti fa sentire in questo momento bloccata. In questo momento è giusto agire con discernimento, cioè con razionalità. Quindi non ti fare emotivamente sconvolgere da quello che può essere accaduto, perché la situazione si risolve essendo imparziali, cioè essendo centrati, valutare i pro e i contro della situazione, perché tutto ciò che ci accade è un copione che abbiamo scritto noi e proiettato all'esterno secondo la legge di attrazione. Non ci arriva mai niente che non risuoni con un aspetto di noi, anche le cose più dure. Quindi questo ci può far avere dei sensi di colpa, il lotto d'aria corrisponde al lotto di spade, il sentirsi bloccati. E quindi questa situazione, quella che stiamo vivendo, richiede che ci sia una visione obiettiva, essere imparziali per uscirne fuori. Quindi il messaggio a sorpresa già si preannuncia col fatto che rispetto alla situazione che ti fa sentire bloccato in questo momento, l'imparzialità è ciò che ti fa vincere, cioè essere centrati, obiettivi rispetto alle circostanze. Ora andiamo a vedere. Sii te stessa. Questa circostanza esige autenticità, che è alla base del tuo potere personale, quindi qualsiasi cosa, tu sai cos'è che hai scelto il cuore verde, che ti fa sentire bloccata, è perché tu devi essere te stessa. Quindi, quando noi non siamo noi stessi, non diciamo la verità secondo la nostra, il nostro punto di vista, è perché ci reprimiamo, ci sentiamo bloccati da qualcosa, non riusciamo ad essere autentici con noi stessi. Questa situazione richiede che tu sia te stesso, cioè sii te stessa, sii obiettiva. Obiettività vuol dire che io magari mi sono preclusa fino a questo momento di essere me stessa, ho dei sensi di colpa in merito perché non mi sono palesata per quella che sono, e questa circostanza richiede assolutamente l'insegnamento. Questo è il messaggio a sorpresa: per uscirne fuori, tu devi essere te stessa, dire la verità, perché la verità è alla base del tuo potere personale. Quando dici la verità, cioè quando sei autentica con te stessa, non lesinando sugli aspetti di te che reputi magari o troppo eccessivi, o troppo così, o troppo colì, perché ti stai giudicando, sappi che proprio lì c'è il tuo insegnamento che ti fa uscire dai sensi di colpa. Qualsiasi cosa tu stai vivendo in questo momento, devi essere obiettiva nell'essere autentica, nell'essere te stessa. Solo in questo caso rimetti le cose in equilibrio e esci fuori dal senso di colpa. Ora andiamo a vedere ancora. 3 di primavera. Pianifica i prossimi passi in una prospettiva a lungo termine. Porta pazienza, sono in arrivo altre belle sorprese per te. Soddisfazione per un lavoro ben fatto. Allora, prima di tutto, questa situazione richiede che tu sia te stessa, autentico, autentica, che tu dica la verità e devi attendere. Cioè, c'è un'attesa coinvolta in questa situazione perché l'attesa è funzionale a farti emergere il meglio di te, a farti emergere l'autenticità, a capire quali sono i tuoi più grandi doni all'interno di te, come manifestarli. Tu in questo momento devi pianificare i prossimi passi con autenticità rispetto a qualsiasi cosa tu stai vivendo adesso che ti senti, che ti dà un senso di colpa, ti fa sentire bloccata. Devi essere obiettiva nel pianificare i prossimi passi essendo autentica. Vai per la tua verità interiore, ti sta dicendo, perché sono in arrivo delle sorprese per te. Ok? Quindi già il messaggio a sorpresa, appunto, ti dice che essendo te stessa, essendo autentica, tu esci fuori dall'incapacità di agire e sei obiettiva. Perché l'obiettività che ti impone questa carta, questo suggerimento forte, è quello di essere la tua verità interiore, te stessa. Vuoi dire qualcosa? Dilla. Vuoi fare qualcosa? Falla. E questo non ti fa più sentire bloccata. Magari ti sei sentita bloccata perché, vedete, questa carta è tutto del mentale. È solo nel mentale. Starò facendo bene, starò facendo male, sono nel giusto, sono nello sbagliato, ma loro mi dicono che devo fare così, ma io sento di no. Basta! Sia autentica, questo è il messaggio a sorpresa. Sia autentica e pianifica i prossimi passi, perché ti attende il successo della tua autenticità. È una prova che il destino ti sta mettendo davanti per vedere quanta forza hai di manifestare la tua magnificenza. Ok? Vediamo qua.
Medita per trovare la risposta. Meditare a dispetto del mentale. Stai troppo nella mente. Nel momento in cui tu sei dentro te stessa, con la meditazione, col silenzio, tu senti che la tua autenticità è l'unica cosa che ti fa vincere ed essere obiettiva in qualsiasi circostanza tu stia vivendo in questo momento, ok? Quindi l'autenticità, questa situazione richiede autenticità. E a dispetto del mentale, tu devi meditare, devi calmare la mente, perché ti sgorgeranno le intuizioni relative alla tua vera essenza e questo ti permetterà di mettere le cose in equilibrio, pianificando i prossimi passi verso i tuoi veri obiettivi. Ok? Vediamo ancora quindi il messaggio a sorpresa per te rispetto a questa situazione, che può adesso, fino a questo momento, includere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, anche se questa carta ci dà già un'indicazione importante laddove tu ti stai sentendo in colpa o ti senti bloccata in qualcosa, lavoro, amicizia, amore, rapporti interpersonali, familiari, sappi che tu devi essere autentica, dire la tua verità, così metti le cose in equilibrio e placare la mente con la meditazione. Meditazione che significa essere in contatto con te. Adesso andiamo a vedere ancora di più, a chiarire da cosa è generato tutto questo. Quali sono gli sviluppi? Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, andiamo a vedere. Allora, vediamo che è successo. Ah, un asso di coppa. Ok. 8 di spade, 8 di spade, pazzesco, comunque. Ok. 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 Allora, ragazze, qua può essere successo qualcosa che riguarda l'amore, perché abbiamo un asso di coppe. Allora, se c'è stata la separazione con qualcuno, questa cosa vi ha, o qualcuno è scappato da voi, ok? E quindi questo vi ha innescato una ferita importante che vi ha portato a irrigidirvi. La vostra sfida è quella di esigere questa situazione che voi siate voi stessi attraverso la profondità del vostro essere. Ecco come bisogna essere imparziali. La regina di spade, voi uscite qua guardando al futuro, è colei che impara dalle esperienze del passato. Tutti i dolori che le sono stati inferti, quindi subiti, sono dolori su cui ella forgia la propria spada, la propria forza interiore. E non a caso questa forza interiore le fa scaturire la capacità di aprirsi nuovamente all'amore, dopo la freddezza. Ok? Quindi se qualcuno è scappato e vi ha dato sensi di colpa, l'impossibilità di agire, se qualcuno se n'è andato, questa situazione esige autenticità e per rimettere le cose in equilibrio, quindi il messaggio a sorpresa è quello che è. L'asso di coppe, il nuovo amore, un nuovo inizio in amore, e qua ci palesa che può essere un nuovo inizio in amore con una persona specifica oppure proprio il rinnovato amore, il senso per la vita. Tu lo raggiungi dopo aver fatto il giusto discernimento mentale, quindi eliminando i pensieri ossessivi e negativi di quello che è potuto essere accaduto, uscendo fuori, andando su nuovi lidi a livello di frequenza, a livello di percezione, essendo lucida rispetto a quello che vuoi veramente, rispetto a quello che sei, perché questo ti aprirà a un nuovo inizio in amore. Cioè soltanto dopo aver fatto il giusto discernimento mentale, avendo eliminato le ossessioni, meditando per trovare la risposta, tu ti apri a un nuovo inizio in amore. Quindi il messaggio a sorpresa per te è quello che ti stai preparando a un nuovo amore, ossia, prima di tutto, a un rinnovato senso di amore per la vita che ti permetterà di proiettare all'esterno il copione degno della tua rinnovata frequenza. Questo soltanto mantenendo la tua autenticità dopo aver fatto il lavoro interiore che ti ha portato sicuramente a una certa sofferenza. Poi questa carta di 7 di spade non è soltanto la fuga di un altro che è andato via, ma è anche la fuga dalla tua verità interiore.
come se le carte mi stessero dicendo che ti sei voluta nascondere da te stessa per paura di essere sbagliata, oppure per paura di sbagliare. Questa situazione, qualsiasi situazione sia, ti ha portato a capire il valore che hai e a esprimerlo, pianificando i prossimi passi in tal senso. Quindi, questo ti aprirà all'amore. Sappi che stai andando verso un nuovo inizio in amore. Mi raccomando al fatto che quando tu fai l'elaborazione interna e togli questi sensi di colpa e togli queste ossessioni, tu devi aprirti. Ma tu ti aprirai comunque, perché la lezione che c'è stata in questo momento della tua vita era quella di raggiungere la tua autenticità, il tuo vero sé. E questo ti apre un nuovo inizio in amore. E questo è il messaggio a sorpresa per te dopo tanto affaticamento. Ok? Guardate un po'. Va a specchio l'otto di spade con il 6 di spade. Questo vuol dire, dopo che io mi sento bloccata, a un certo punto riesco ad andare finalmente verso nuovi lidi che appartengono alla mia nuova e rinnovata frequenza, che appartengono a quella frequenza verso cui io mi sono finalmente espressa, e non scappo più da questo. Adesso andiamo a vedere di cosa parla l'asso di coppe. Sì, un nuovo inizio in amore dopo aver subito un abbandono. Sì. E avere chiarezza in questo, cavaliere di spade. Allora, o c'è stato un abbandono repentino, o questo, oppure coesistono entrambe le cose, vi sto dicendo adesso. Dopo aver subito un abbandono, voi avete finalmente, grazie al lavoro interiore, a quello che si è innescato dentro di voi, per esprimere la vostra autenticità, risvegliato in voi l'amore per la vita. E quindi dopo un abbandono, questo vi porta alla chiarezza nel sapere esattamente cosa significa per voi amare. Quindi, adesso di cosa parla questo 8 di spade? Di cosa parla l'8 di spade? Sì, regina di denari. Ok, giudizio. Allora, l'incapacità di agire si elude, l'incapacità di muoversi si elimina rientrando nel vostro potere personale, andando a far nascere con il giudizio qualcosa di nuovo rispetto ai vecchi comportamenti del passato. Voi, rientrando nel pieno del vostro valore, vi sentirete pronte a realizzare, o meglio, anche a elaborare ciò che nel passato non siete riusciti a elaborare per incapacità di agire, perché non eravate voi stessi. Chi è la regina di denari? È colei che si prende cura di se stessa, è colei che si prende cura del proprio aspetto, del proprio lavoro, e questo la porta a manifestare qualcosa di nuovo con il giudizio, a risolvere le cose del passato in modo del tutto nuovo, da una posizione di potere. Ok? Allora, questa situazione mi fa pensare anche una cosa. Se c'è stata un'altra persona in una relazione che si è conclusa, allora voi dovete guardare in faccia quello che è accaduto, la realtà stessa, perché quel tradimento, qualsiasi cosa ci può essere stato che vi ha portato ad un allontanamento con una persona specifica, per esempio, questo è un altro scenario, richiede che voi siate oneste e sincere con voi stesse, perché niente che ci accada all'esterno non è una parte di noi, è uno specchio che noi proiettiamo all'altro. Come dico spesso nelle altre mie stese, quando per esempio subiamo un tradimento è perché a livello sottile stiamo tradendo una parte di noi stesse, non stiamo facendo più delle cose che ci davano gioia e felicità per amore dell'altro. E questo è sbagliato. Non a caso questa stesa parla proprio della necessità di essere autentici con se stessi e con la propria verità interiore. Ok? Quindi l'altro ci innesca la ferita, il tradimento, perché noi stiamo tradendo così fortemente una parte di noi che non dobbiamo farlo più. Ok? E quindi essere imparziali e obiettivi rispetto al fatto che ci siamo traditi. Ok? Adesso andiamo a vedere di cosa parla il 7 di spade.
sì, l'imperatore. Ok, allora è possibile che infatti una persona più legata alla materia, più legata probabilmente all'aspetto materiale della vita, abbia rifiutato di si sia allontanato, sfuggito, scappato, che c'è un imperatore qua in mezzo, appunto di concretizzare. O comunque sia scappato in modo anche repentino rispetto a qualcosa che è accaduto. Ora, questo imperatore, essendo noi, come ho spiegato adesso, il nostro aspetto yang, che è sia l'altra persona perché lo proiettiamo all'esterno, ma è anche il nostro aspetto yang. E qual è l'insegnamento di questa cosa che è accaduta? È quella di non scappare, nel rimettere l'ordine, essendo autentici con noi stessi, seguendo il nostro intuito del matto. Rischiando, essendo noi stessi, possiamo rimettere l'ordine e non scappare. Perché l'imperatore è la carta di colui che rimette l'ordine, precostituito nella materia. Ok, di cosa parla il 6 di spade? Di cosa parla il 6 di spade? Ok, sì, infatti. Sì, allora il 6 di spade ci dice proprio che voi state andando su nuovi lidi, su acque molto più tranquille, ci state lavorando su un cambiamento che vi sta facendo seguire l'intuito. C'è qualcosa in gestazione dentro di voi che vi sta facendo dire che voi dovete seguire esattamente il vostro intuito, dovete seguire voi stesse per avere il massimo dalla vostra vita. Quindi il messaggio a sorpresa per voi da tutta questa storia che abbiamo detto fino adesso, il comune denominatore è questo: la storia, qualsiasi cosa è accaduto, esige che voi siate autentici e manifestiate la vostra interezza, la vostra bellezza e la vostra magnificenza, perché questo vi sta dando l'opportunità di avere un nuovo inizio in amore concreto su cui voi state lavorando tanto, ed esige questa situazione che voi seguiate il vostro intuito al di là dei condizionamenti mentali e che ci lavoriate su. Il fatto che voi, il messaggio a sorpresa è proprio che state andando verso, avete capito o a livello conscio o a livello subconscio, che questa situazione ha richiesto la vostra vera essenza di manifestarvi per quello che siete. E state pianificherete dei passi verso prospettive a lungo termine. Non a caso l'otto di denari ci parla proprio del lavoro su prospettive a lungo termine che mi danno le grandi soddisfazioni. Ok? Adesso voglio andare a vedere di cosa parla la regina di spade. Quindi, la regina di spade di cosa parla? Sì, c'è stata la ferita di un amore. E la confusione al riguardo. Quindi siete state ferite da questo amore che vi ha portato a riconoscere la vera autenticità che dovete palesare assolutamente per avere questo nuovo inizio in amore. Ok? Adesso voglio andare a chiedere, una volta che si esprime la propria autenticità, che cosa accade? Vincete, 6 di bastoni, avete i vostri riconoscimenti, vi verranno riconosciuti la vostra forza e il vostro coraggio, e ci sarà, il 6 di coppe ci parla, una riappacificazione. Quindi c'è il messaggio a sorpresa, è che voi dovete manifestare il vostro sé autentico, dire quello che viene da dire, essere imparziali su questo, non lesinare più su quello verso cui siete scappate da voi stesse, pianificare i prossimi passi, perché questo vi porterà ad andare verso nuovi lidi. O se c'è una persona specifica con cui avete rotto, quindi c'è la riappacificazione con questa persona e il riconoscimento del vostro valore grazie a quello che avete fatto, questa persona riconoscerà il vostro valore, ma vi riconoscerete voi stessi nel vostro valore per il lavoro che avete fatto. Quindi questo è il messaggio a sorpresa, è che dovete perseverare nella vostra autenticità, perché questo vi sta portando, dopo tanti conflitti mentali, ad avere un'integrazione perfetta con la persona specifica, se c'è. Se non c'è la persona specifica, all'integrazione del vostro yin e il vostro yang. Esige autenticità, qualsiasi cosa potete aver vissuto di doloroso, di impossibilità ad agire. Questa cosa è una lezione che vi sta portando a manifestare il vostro sé autentico, e ci state riuscendo, perché alla fine avete la vittoria con il 6 di bastoni e la realizzazione di quel 6 di coppe, ossia la riappacificazione con voi stesse e con l'altro. Ok? Adesso andiamo a vedere qual è, anzi prima voglio vedere gli angeli del cuore a questo punto, visto che parlano i 2 di coppe, il messaggio a sorpresa per le ragazze o i ragazzi che guardano.
autenticità, e poi cosa devono sapere rispetto all'amore? Cosa devono sapere rispetto all'amore le persone, i ragazzi e ragazze del cuore blu? Cosa devono sapere rispetto all'amore? Flirt. Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Quindi ci sarà, inizierà tutto con il flirt, perché voi resuscitate da questo oblio di mentale e quindi tutto ripartirà con gioiosità, con armonia, con candore, con la bellezza degli adolescenti. Tutto ripartirà in questo modo, perché tu meriti amore. Sei degno di essere amato, quindi tutto quello che è accaduto è servito a farti sperimentare e a vedere quanto vali la tua autenticità. Mi raccomando, sii imparziale rispetto a questo, non lesinare davanti a niente. Questo ti permette da uscire dai sensi di colpa, perché ti stai manifestando per la tua interezza, ok? Ci mettiamo un altro messaggio dell'universo per te. Andare controcorrente è possibile. Sii attento, la distrazione fa scivolare ed è pericolosa. Non ti distrarre da quello che sei, perché tu sei magnifica nella tua interezza. Una volta elaborato il senso del dolore della regina di spade, apri all'autenticità di te stessa, magari fai delle cose che esprimono la tua creatività, che proprio per andare a coltivare quella capacità che hai dentro, che ti fa rendere conto di quanto vali, ok? Quindi vai controcorrente rispetto a tutto quello a cui sei andata avanti adesso, che ti ha portato ad avere questi sensi di colpa. Questo ti permetterà di andare incontro al successo, ok? Quindi il messaggio per te è: vai controcorrente, sii te stessa e non lesinare davanti alla tua, al tuo vero potere, alla tua vera essenza. Questo ti sta arrivando la possibilità di manifestare chi sei veramente, per avere il successo e il riconoscimento, prima di tutto con te stessa e con gli altri, con un'altra persona, se c'è la persona specifica, ok? Ragazze mie, ragazzi, io vi abbraccio e vi ringrazio, vi stringo dal profondo dell'anima. Se siete nuovi del canale e vi piacciono i miei video, mettete un like. Se non mi seguite e vi piacciono i miei video, mettete segui per rimanere sempre aggiornati. Che Dio vi benedica!